hanno preso avvio questa mattina intorno alle 8 lungo la strada statale 36 all'altezza di Gallivaggio le operazioni finalizzate al trasporto e alla posa in sicurezza delle reti di protezione nella parete sovrastante il santuario. L'area fu interessata dalla ben nota frana scesa a valle nel maggio del 2018 nel territorio comunale di San Giacomo Filippo e che risparmiò miracolosamente il perimetro del santuario, opera tardo-cinquecentesca intitolata alla Vergine. Coinvolte nelle fasi operative le compagnie di trasporti elicotteristici Eli Swiss ed Eli Tellina. E questa è una giornata sicuramente importante per Gallivaggio, per la Valle Spluga, per l'intera Valchiavenna. Sono iniziati due giorni di lavoro, direi ardito, un lavoro straordinario che vedrà la posa di reti lungo la parete, lungo il versante sovrastante il santuario di Gallivaggio. Queste reti servono per la messa in sicurezza e per permettere poi alle maestranze che sono impegnate in questo cantiere di lavorare con un maggior grado di sicurezza. Ricordo che il lavoro importante che definitivamente metterà in sicurezza la strada e il santuario consiste nella realizzazione di un vallo a protezione di queste infrastrutture, realizzato recuperando il materiale della frana del maggio 2018. Questo lavoro inizierà nei prossimi giorni, una volta che si completerà questa stesura delle reti. Il transito stradale lungo la SS36, completamente interrotto quest'oggi fino alle 16.30, rimarrà nuovamente chiuso nella giornata di venerdì 20 novembre dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 tra il chilometro 124 e 600 in località Mescolana e il chilometro 130 e 100 in località Prestone. Ad essere garantito il solo passaggio ai mezzi di soccorso ed emergenza. Abbiamo sollevato una rete paramassi da adagiare in parete lunga 270 metri, penso sia per quanto riguarda dal punto di vista tecnico quasi sicuramente il primo intervento in Europa che si fa di questo genere. Alla fine dell'intervento andremo a posare in soli due giorni quasi 60.000 metri quadrati di rete paramassi su una parete che in altro modo era difficilmente operare proprio per la sua pericolosità e per la sua fratturazione. La parte più delicata è stata proprio quella dell'utilizzo di questo elicottero che vedete alle mie spalle, che è in grado di trasportare queste reti che arrivano quasi a 4 tonnellate di peso. E quindi non c'erano altri mezzi in grado di fare quest'opera. Quindi adesso abbiamo già steso tre reti, ne mancano altre 10 di modo da stendere. A quel punto si chiuderanno gli ultimi varchi rimasti e così si potrà iniziare a operare alla realizzazione del rilevato paramassi, che è il cuore dell'intervento di messa in sicurezza del santuario.